Che inizia venerdì nella nostra mostra d'oltremare, un vero e proprio parco pubblico della città di Napoli, una mostra che è sempre in grado di stupire per non soltanto le tante occasioni di intrattenimento ma soprattutto di approfondimento. Grazie soprattutto all'amministrazione comunale di Napoli, qui rappresentata dal suo assessore ai giovani Alessandra Clemente, che ci ha aperto le porte di questa prestigiosa sala, la sala giunta di Palazzo San Giacomo. E grazie ovviamente al comitato organizzatore di Canapa in Mostra quarta edizione, l'associazione Canapa in Mostra, che è qui rappresentata dal suo presidente Emanuele Artezza, per l'occasione anche con la giacca, e da Davide Gentile, che è il segretario dell'associazione, nonché il curatore, possiamo dire anche il padre putativo del progetto Canapa in Tesi, di cui parleremo in questa occasione. Vi lascio un saluto iniziale e ancora un ringraziamento all'assessore Clemente, che come Comune di Napoli ha sostenuto con forza questa manifestazione. La società dei giovani, non c'è modo probabilmente più concreto che aiutare i giovani nel sostenere iniziative di questo tipo. Io ho avuto l'onore di essere a fianco a questa organizzazione, a questa mostra dal suo primo anno, e come ogni cosa portata avanti da giovani, ma soprattutto nel nostro territorio, e anche con quella lungimiranza, quella grande creatività di fare cose che non sono negli schemi tradizionali ma che sono anche nelle novità ambiziose e coraggiose, beh, di anno in anno condividiamo la gioia di crescere insieme, crederci, e soprattutto quindi oggi, grazie alla stampa che è presente, grazie anche a chi mi ha dato la parola, veramente così bravo, attento e puntuale, vogliamo raggiungere quante più persone possibili nell'opportunità di approfondire con appuntamenti di altissima qualità. Bene per Napoli, che ogni anno ospitiamo centinaia di imprenditori da tutta Europa e dal Nord America, che vengono qui sì per motivi imprenditoriali legati alla fiera, ma che ritornano a casa loro con un bagaglio esperienziale di Napoli che conosciamo, con la sua multiculturalità, arricchisce chiunque la visita, e questo è un nostro vanto, ecco, perché noi abbiamo portato a Napoli un'attività fieristica già presente nelle capitali europee da decenni, quindi non ci siamo inventati nulla praticamente, ma risponde benissimo con la particolarità della nostra regione, con la tradizione della nostra regione e quanto c'è di sopito nella nostra regione, in tutto il sud Italia, cui la canapa dà nuovo slancio, nuovo stimolo, sia imprenditoriale sia culturale, non dimentichiamo le nostre tradizioni. Ci aiuta a mettere in discussione quei pregiudizi che ostacolano alcuni altri usi della cannabis, ad esempio l'uso terapeutico, si parla molto più. In Italia l'uso terapeutico, la cannabis, diciamo, è utilizzata e legalizzata e disciplinata attraverso una normativa nazionale, che però io ritengo, proprio per questi pregiudizi, è una normativa fortemente ostacolante.